14 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio che, lo ricordiamo, è stata istituita dal Ministero della Cultura con l'obiettivo specifico di promuovere la cultura del paesaggio e soprattutto sensibilizzare i cittadini attraverso numerose attività che sono state organizzate su tutto il territorio nazionale. Noi in particolare parleremo di una iniziativa dal nome Viarium che valorizza dei territori specifici della Basilicata, e lo faremo con Mario Saluzzi, conservatore e direttore della Pinacoteca d'Enrico. Ben trovato. Buongiorno. Allora, dicevamo, Viarium, un progetto, un'iniziativa per valorizzare un territorio molto particolare che è quello che si trova tra Genzano di Lucania, Banzi e Palazzo San Gervasio, dove ci sono state delle scoperte molto particolari. Ce ne vuole parlare? Allora, noi ci troviamo sul territorio del passaggio della Via Appia, che in Basilicata entra da Melfi, va a Rapolla, poi giunge a Venosa e da Venosa viene a Palazzo e prosegue per i territori di Banzi e Genzano. Quindi ci siamo trovati in questo grande progetto ministeriale dopo il viaggio di Rumiz. Dal suo viaggio in poi abbiamo iniziato a capire l'importanza di questo grande tracciato antico che porterà sviluppo nei nostri territori. Praticamente questo video che abbiamo, è un trailer del video che abbiamo commissionato a un'azienda specializzata in filmati archeologici, racconta un po' quelli che sono stati i ritrovamenti nelle ultime campagne di scavo. Precisamente negli ultimi 4 anni, per la costruzione dello schema idrico Bradano-Basento, nel territorio di Genzano, Banzi e Palazzo sono stati rinvenuti 27 siti archeologici. Praticamente è venuto fuori la Via Appia, la Regina Viarium, e a Palazzo San Gervasio la cosa importante è che abbiamo trovato una necropoli romana con 50 tombe e una villa proprio alla stazione, nei pressi proprio del paese. Questi ritrovamenti hanno fatto sì che con la soprintendenza ai beni archeologici della Basilicata, con il soprintendente Canestrini, la dottoressa Mutino, abbiamo iniziato una serie di ricognizioni sul territorio per capire il tracciato della Via Appia da Venosa a Palazzo e proseguendo per Marascione, Banzi e Monteserico, dove effettivamente passasse. Abbiamo trovato una ricognizione, un importante ponte che è attenzionato dal Ministero dei Beni Culturali, infatti stiamo avendo parecchie visite perché proprio in questo frangente stanno chiudendo il progetto che il Ministro Franceschini lanciò nel 2015 proprio per la valorizzazione del tracciato della Via Appia che va da Roma a Brindisi. In questi giorni proprio c'è nel nostro territorio la società incaricata dal Ministero per tracciare definitivamente il cammino di questo grande cammino, il primo cammino, la prima strada romana che passerà dal nostro territorio. In questa ricognizione Rumiz non l'aveva trovato il ponte perché era coperto da una fitta vegetazione sulla fiumara che divide il territorio tra Venosa e Palazzo. In quest'estate, nel percorrere la fiumara, perché era indicato dalle antiche mappe che quel ponte si trovava in quel posto, perché Ashby, un archeologo, nel 1910 percorse la Via Appia da Roma a Brindisi con la bicicletta, si fece una fotografia proprio vicino a quel ponte. Però i libri di storia dicevano chissà se lo troveremo mai questo ponte oppure fa parte dell'oblio. Noi l'abbiamo trovato, l'abbiamo fatto con la soprintendenza, l'abbiamo fatto ripulire dal consorzio di bonifica del Vulture Alto Brado della Basilicata. Nei pressi ci sono altre evidenze archeologiche importanti che stiamo studiando. Tra l'altro è stato qua l'ufficio UNESCO del Ministero dei Beni Culturali perché hanno candidato tutto il tracciato della Via Appia, principalmente quello che da Venosa va a Monteserico, a patrimonio UNESCO. Quindi è tutto un lavoro di valorizzazione del territorio, è un lavoro che il nostro paesaggio, infatti il nostro paesaggio è molto importante in questa valorizzazione perché tranne qualche tratto deturpato da queste paleoliche è ancora integro. Quindi per la giornata del paesaggio abbiamo commissionato questo trailer che è parte del filmato integrale che dura circa 10 minuti,
che sarà un racconto virtuale di tutto ciò che abbiamo trovato in questo scavo dello schema idrico e del metanodotto della SNAM, che praticamente passava anche di qua. Infatti, questo lavoro è realizzato in sintonia con la soprintendenza. Sarà fatta una mostra archeologica di quello che è stato ritrovato nella necropoli di Palazzo e nelle necropoli adiacenti Palazzo. Infatti abbiamo qua in Pinacoteca già il materiale pronto per la mostra. Faremo una pubblicazione con Osanna Edizioni, con la collana Poleidon della scuola di specializzazioni in archeologia di Matera, e per concludere questo filmato che rappresenterà tutta la vita che si trascorreva in questi territori all'epoca dei Romani. Noi eravamo fermi al IV secolo a.C. con il villaggio Sannita ritrovato a Casalini, nel nostro territorio, dove abbiamo anche fatto una mostra, una pubblicazione. La mostra è ancora visibile qua in Pinacoteca, si chiama I Guerrieri di Palazzo. Quindi Sanniti, questo insediamento importante che si trovava tra Banzi e Venosa, era un insediamento che ci ha dato veramente delle scoperte molto a livello archeologico molto importanti, tra cui noi abbiamo fatto anche, sia in quella mostra, l'analisi delle ossa e le analisi archeometriche dei materiali, e anche in questa mostra abbiamo fatto la stessa cosa con gli inumani che erano seppelliti nella necropoli di Palazzo. Abbiamo mandato diciamo queste ossa al Policlinico di Messina per analizzarle. Dunque, un progetto davvero molto ampio e che racconta una parte di storia che continua ad emergere da quello che ci ha raccontato. Torniamo per un attimo a parlare di questo filmato che racconterà e permetterà ai visitatori di scoprire questi reperti, questi ritrovamenti. Com'è possibile consultarlo e fino a quando sarà possibile farlo? Allora, innanzitutto questo filmato è stato lanciato proprio per le giornate del paesaggio, quindi l'abbiamo pubblicato sulla pagina YouTube della Pinacoteca ed è pubblicato sul sito della soprintendenza. Questo filmato è diciamo, il lancio del progetto, dura circa 2 minuti, fa vedere alcune scene di alcuni luoghi che noi abbiamo e stiamo studiando, ma quando lo concluderemo, quasi in fase di conclusione con questa azienda specializzata, la Tecnè, che abbiamo commissionato questo progetto. Veramente io l'ho visto e va innanzitutto a far capire ai giovani, perché per noi è molto importante che i giovani capiscano come si viveva 2200 anni fa, 2300 anni fa in questo territorio. E far capire dei momenti di vita e dei momenti di lavoro, perché poi la necropoli che noi abbiamo trovato veramente tanti oggetti di lavoro, tra cui una falce, tra cui un vomero. Quindi erano diciamo dei romani che coltivavano i terreni, perché poi abbiamo trovato anche una villa romana nei pressi della necropoli, a servizio di questo patrizio. Questo patrizio che noi abbiamo attestato perché all'interno della villa abbiamo trovato una bulla è diciamo un ciondolo che i figli dei patrizi romani fino a 16 anni portavano al collo, fino al passaggio della rapacis, che diventavano maggiorenni a 16 anni e indossavano la famosa tunica romana. Quindi abbiamo anche certificato l'epoca augustea, perché abbiamo trovato una moneta di Augusto all'interno della villa. Diciamo che per noi di Palazzo è stata una grande scoperta, perché nessuno fino a oggi aveva mai detto che esisteva un villaggio ai piedi del castello, praticamente. Ma restiamo proprio a Palazzo San Gervasio per parlare di un'altra iniziativa. Qualche tempo fa, per i 200 anni dalla nascita di Camillo d'Enrico, avete presentato un francobollo celebrativo che è stato approvato anche dal Ministero. Da dove è nata quest'idea, questa intuizione? Allora, alle mie spalle, vedete Camillo d'Enrico, questo è il francobollo, praticamente il francobollo che ha emesso il Poligrafico dello Stato. Noi abbiamo fatto una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico, che è competente per l'emissione dei francobolli, per il bicentenario della nascita di Camillo d'Enrico. Questo nostro grande benefattore meritava nel suo compleanno questo grande riconoscimento che la comunità, la Basilicata, l'Italia intera gli doveva.
Quindi abbiamo fatto questa richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico, è stata accettata, mi sono messo in contatto, perché la richiesta l'ho fatta io, come conservatore della Pinacoteca, mi sono messo in contatto, sono stato contattato dal Poligrafico dello Stato, abbiamo iniziato a pensare come presentare questo francobollo. L'idea che io ho proposto era quella del quadro di Camillo Del Rigo che vedete alle mie spalle, da anziano di De Chirico, di Venosa, questo pittore che lo rappresentò quando lui aveva diciamo una settantina d'anni, e gli avevo chiesto: guardate, noi dobbiamo rappresentare questo compleanno nel migliore dei modi. Quindi con il suo nome, la data di nascita 1821-1897, che è l'anno della sua morte. Patriota e sindaco, perché lui fu anche un patriota, fu arrestato dai Borboni perché iniziarono a contestare questa monarchia che praticamente non dava al popolo quello che secondo i Del Rico gli spettasse. Quindi poi una cosa importante che avevamo chiesto anche, Palazzo San Gervasio Potenza, per non confondere, perché molti confondono Palazzo San Gervasio come un Palazzo di Potenza. Invece, noi, siccome questo francobollo è stato stampato in 300.000 esemplari, quindi sta in tutta Italia, vogliamo essere chiari per promuovere il nostro territorio, e quindi per noi è stata una grande soddisfazione avere questo riconoscimento. Perfetto, la ringraziamo per l'attenta e puntuale descrizione che ci ha fornito e per tutte le informazioni che oggi ci ha spiegato. Quindi ringraziamo ancora una volta Mario Saluzzi e noi ci lasciamo guardando proprio il trailer che è stato realizzato del progetto Viarium.